La Monogatari Series è un cult assoluto. Pur non raggiungendo il pubblico più mainstream, nel cerchio degli appassionati di anime è davvero difficile trovare qualcuno che non lo conosca. E questo meritatamente, poiché al di là dell'estetica sui generis e della folle regia di Tatsuya Oishi, da Bakemonogatari viene imbastita una storia corale capace di coprire una svariata quantità di temi sociali ed umani con intelligenza e personalità. Si parte infatti in quarta con la glaciale Senjougahara, la presidentessa del consiglio d'istituto dall'espressione ferma e decisa, che però non ha più peso corporeo. La bizzarra situazione della ragazza la porta a relazionarsi con Araragi, studente della sua stessa scuola con trascorsi nel soprannaturale, ed Oshino, uno strano trentenne coi capelli biondi e la camicia hawaiana. Da qui, spiegando il tutto con l'esistenza di mostri folcloristici capaci di possedere le persone e causargli un'anomalia, la serie inizia a raccontare il disagio di un adolescente costretta a vivere la distruzione della sua famiglia. I debiti del padre e la conseguente infelicità della madre gravano su Senjougahara col peso di un macigno, rendendola, per uno strano contrappasso, leggera come una piuma. I suoi comportamenti, però, non dicono lo stesso. Se dentro viene divorata dagli orribili sentimenti che prova, fuori mantiene la solita facciata impassibile per ripetersi che tutto va bene. Perché in Giappone si tende a nascondere ciò che va male e a far finta che le cose siano sempre a posto. Perché la sua educazione la porta ad accettare e sopportare finché l'intensità di quelle emozioni finirà per schiacciarla. Perché questa società, Anisoisi, non sta bene e la condanna apertamente tramite il colle emotivo di un adolescente. Tutto quello che sta attorno, tuttavia, potrebbe farlo sembrare un gioco. Il fanservice è prorompente d'immediato, con Senjougahara che si presenta come mamma l'ha fatta fin dal primo episodio, e una telecamera molto curiosa di scoprire le forme della Mikane Kawa. I dialoghi traboccano di giochi di parole, ironia e un effluvio di parole talvolta fuorviante, e i personaggi, per quanto interessanti, sono una trasposizione uno a uno di certi stereotipi che vivono da anni nella narrativa giapponese. La confezione, insomma, richiama quella di una serie pensata per rispondere ai desideri del pubblico più otaku. Belle ragazze, riferimenti sessuali a tutto spiano e numerose strizzate d'occhio alla Kiba Culture, con una struttura harem a fare da contorno. L'apparenza, però, come dicevamo, inganna. E in questo caso, quando Araragi molesta il fantasma di una scolaretta alzandole la gonna con una certa perversione, l'interpretazione del suo doppiatore e l'impostazione delle sue azioni restituiscono una morbosità che di lusinghiero non ha nulla. Koyome è un ipocrita, un eroe imperfetto che, come ogni adolescente, si dimostra in preda agli ormoni. Vuole aiutare gli altri a tutti i costi per un senso personale di giustizia, ma poi cede immediatamente ai suoi istinti anche se possono causare del male agli altri. Conosce benissimo i problemi di Anekawa e, per quanto non la illuda realmente, continua a tenerlo all'amo per un bel po'. Ogni piccola imperfezione, tanto per Araragi quanto che per gli altri, è mostrata al pubblico con onestà, senza giustificazioni o premi immeritati. E questo perché in Giappone è invece preferibile, quasi obbligatorio, adeguarsi a seguire la corrente e tacere sui propri problemi. Il capo ti urla addosso costantemente anche se non fai errori? Chi nella testa e chiedi scusa. Non hai idea di cosa vuoi fare nella vita, ma sei costretto a compilare un questionario sul tuo futuro? Inventa qualcosa e spera che ti prendano in una buona azienda finita l'università a cui sarai assegnato in base alle tue capacità. Ciascun cittadino viene formato, inquadrato ed immesso in una macchina ben oliata che però trasuda di stress, disturbi sociali e perversioni. Lungi da me darne un'immagine realmente drammatica, ma sono anni che le nuove generazioni provano a spezzare la ruota e che anime o fumetti denunciano una serie interminabile di problemi. Il cast di Monogatari è infatti intelligentemente inserito in un contesto disfunzionale che si allontana dalle rappresentazioni positive del genere e parla di violenze, discriminazioni e problemi più specifici come quello dello strozzinaggio, della percezione dell'omosessualità, della cultura lolicon. Attraverso gli archi narrativi e i personaggi ad essi correlati, la storia analizza uno o più lati di un contemporaneo malfunzionante e ne racconta le conseguenze.
Anekawa è per esempio vittima di una situazione familiare complicata che la porta, nella vita di tutti i giorni, ad adottare una personalità allegra e disponibile con cui far chiedere agli altri che stia bene. È divorata dallo stress di vivere in una casa che non sembra appartenerle, ma preferisce rimanere a guardare mentre le cose vanno avanti da sé, in questo caso come tutti gli altri. È importante solo sorridere e dire di sì. Nel contesto della serie, le sue emozioni negative vengono condensate in una sorta di seconda personalità, una possessione che invece insegue ogni desiderio nel tentativo di soddisfarlo. Guidata dall'istinto, impone la sua volontà e ferisce gli altri invece di guarire se stessa. Un elefante non puoi nasconderlo sotto un tappeto, è un problema, non puoi cancellarlo senza affrontarlo. Le emozioni negative sono il frutto di una vita imperfetta che dobbiamo vivere secondo regole altrui, senza dare sfogo ad un'individualità che viene espressa più esteriormente che interiormente. È difficile sapere chi siano veramente le persone che abbiamo davanti. È difficile sapere anche chi siamo noi stessi, forse lo è sempre stato. Per questo ci si preoccupa di mostrare una versione migliore, quella che pensiamo possa andare bene a seconda dell'occasione. Se devo fare bella figura, è importante sapere come. Solo crescendo ci si può rendere conto di dove risieda realmente la possibilità di essere se stessi, ma in diversi casi risulta comunque inaccessibile. Per Anekawa e per gli altri componenti del cast di Monogatari, la maturazione è un processo lento e sentito che non finisce mai, neanche quando l'arco si chiude e si passa al successivo. Il racconto continua anche tra le pieghe di un altro, facendosi notare senza prendere troppo spazio. È una storia viva, in continua evoluzione, ricca di cose da dire e modi per farlo. I dialoghi, per esempio, sono tanto il gioco linguistico di uno scrittore pazzo e maniacale quanto l'espressione più semplice e diretta di una personalità ben definita. Lo stereotipo adoperato per presentare i personaggi si frantuma con un effetto matrioska, nascondendo al suo interno sempre più sfaccettature. È uno specchietto per le allodole, un modo per raggruppare alcune caratteristiche base e permettervi di dialogare tra loro senza le solite regole da seguire. I comportamenti di Nadeko, tipicamente apprezzati dai otaku, diventano ad esempio il veicolo di un discorso sull'invidia, sull'incapacità di accettarsi e di vedersi per quel che si è. D'altronde, neanche Araragi, eroe harem designato, si comporta come forse ci si aspetterebbe. Anche se tutte gravitano attorno a lui, una ne sceglie e una rimane fino alla fine. Nonostante siano chiaramente personaggi di una storia di finzione, le loro vite rispondono in modo bislacco alle leggi del reale. Invecchiano, cambiano, scompaiono. Ed è questo quello che Monogatari racconta. Un mondo pieno di colori in cui un manipolo di persone cerca di trovare un equilibrio, di appartenere a qualcosa o capire se stesso. E il video finisce qui, un'analisi in realtà molto semplice in cui non sono voluto andare a colpire i meccanismi di narrazione della serie, ma più che altro quello che appunto racconta. Si sente spesso parlare di Monogatari come di una serie piena di fanservice, con tantissimi stereotipi che non offre poi granché, ma al di là della bellezza delle singole storie dei personaggi, in realtà alla base c'è un lungo e approfondito discorso, almeno secondo me, che riguarda in primo luogo la società giapponese e tutte le sue criticità. Spero di avervi stimolato su questa discussione, vi aspetto ovviamente nei commenti e vi rimando ad un prossimo appuntamento. See you, Space Cowboys!